Bene, eccoci insieme anche oggi. L'ospite è Egidio Ceccato, studioso, storico. Devo dire che, avendo la fortuna di condurre questa trasmissione, mi sono reso conto che c'è tanta gente che scrive libri spesso interessanti. A Padova in particolare c'è però un filone che potremmo definire di storici, o di persone che sono interessate particolarmente ad episodi della vita locale, ma anche della vita nazionale, come in questo caso, perché il più recente libro che è stato scritto da Egidio Ceccato è questo, è Il delitto Mattei, con un sottotitolo che apre forse una pagina nuova, un assassinio politico della guerra fredda camuffato da incidente aviatorio. Allora, sul delitto Mattei si è scritto molto. Ricordiamo, Mattei era il presidente dell'ENI in un momento particolare e spesso si è visto l'incidente aereo in cui morì e di cui ormai è stata accertata l'origine dolosa, come un episodio a far tacere una voce che stava mettendo in discussione il potere mondiale nel settore petrolifero. Lei invece dice una cosa diversa o complementare. Vale a dire, in questo scenario che oggettivamente c'era, il delitto Mattei, probabilmente perché di delitto lei sottolinea ormai bisogna parlare, il delitto Mattei è ascrivibile ad un'altra fase storica, quella della guerra fredda. Allora, partirei da qua per chiederle poi anche perché lei si interessa di questo delitto. Sì, perché la guerra fredda non ammetteva, in quel particolare contesto legato alla crisi internazionale di Cuba, che l'Italia potesse giocare un ruolo autonomo rispetto ai paesi produttori di petrolio che si affacciavano sul Mediterraneo. E quindi la politica di Mattei, che prevedeva elargizione di royalties più favorevoli ai paesi produttori, era vista come una politica filo terzo mondo, quindi terzomondista e diciamo implicitamente polemica nei confronti dell'Alleanza Atlantica, e quindi non era ammissibile che l'Italia coltivasse relazioni particolari con questi paesi, distaccandosi dalla linea diciamo, ufficiale dell'Alleanza Atlantica. Quindi questo terzo mondismo ammantato anche di neutralismo fu considerato inaccettabile nel momento in cui il mondo corse il rischio di una terza guerra mondiale legata alla crisi missilistica di Cuba. Ecco, ricordavo prima che, insomma, a Padova, devo dire, c'è una buona scuola di storici attenti a episodi anche della vita contemporanea o perlomeno della resistenza. Ecco, lei in questo caso si occupa di un fatto che è estraneo al nostro territorio. Cosa l'ha portata ad interessarsene? Sì, tra il 94 e il 95, 1995 ho avuto la possibilità di incontrare Graziano Verzotto, la cui figura è sempre stata accostata a quella di Mattei, in particolare per le circostanze della sua tragica morte, in quanto lui era il dirigente ENI per la Sicilia e fu effettivamente l'organizzatore dell'ultimo fatale viaggio di Enrico Mattei in Sicilia. Il viaggio del 26-27 ottobre 1962. È assodato che quel viaggio, che seguiva di una settimana un precedente viaggio, non era assolutamente necessario, fu inventato per attirare Mattei in quella che io chiamo la trappola siciliana. E lei, a proposito, ha una prova documentale che ha portato una fotografia che è importante a proposito. Sì, pur essendo l'organizzatore di questo viaggio, Graziano Verzotto ha affermato di fronte ai giudici Se la di. gira in favore di telecamera, così la Sì, possiamo vedere anche qua. ha affermato di fronte ai giudici di essere stato il giorno 27, il giorno decisivo, tutta la giornata a Siracusa e non a Catania, da dove partì l'aereo di Mattei. Questa foto invece dimostra. Questo è Graziano Verzotto, che 2 minuti prima della partenza dell'ultimo volo dell'aereo di Mattei da Catania a Linate, esattamente alle ore 17:45 del 27 ottobre, lui si trovava ai piedi della scaletta dell'aereo, a fianco del pilota Bertuzzi, altra vittima,
è a fianco di Mattei. Questa è l'ultima foto di Enrico Mattei vivo. Nella Carlinga si vede, sia pure con una certa difficoltà, l'immagine del giornalista americano che accompagnò Mattei in quel viaggio e ovviamente trovò la morte a Basse-Capè. Questa foto smentisce tutte le affermazioni fatte in diverse circostanze, anche di fronte ai giudici, appunto, che quel giorno lui si trovava a Siracusa impegnato in una riunione di partito e che è tornato a Catania solamente a sera tardi, quando il giornale radio diffuse la notizia della caduta dell'aereo di Mattei. La cosa curiosa è che lei ha avuto modo di conoscere e ha avuto più conversazioni con Verzotto, però prima fuori onda mi diceva anche a me ha raccontato tante bugie. Sì, ma questo ha suscitato in lei la curiosità per l'evento. Certamente. L'idea di scrivere un libro sulla morte di Mattei mi era venuta ancora nel 95, quando avevo condotto un approfondimento sulla bibliografia allora esistente, sulla vicenda ovviamente dell'ENI e di Mattei, solo che le informazioni passatemi da Verzotto in quella circostanza, alla verifica, diciamo così, dei fatti si erano dimostrate abbastanza vaghe, aleatorie, qualche volta anche diciamo, non fondate, per cui a quell'epoca ho rinunciato e ho ripreso in mano il tema solamente quando furono disponibili gli atti dell'inchiesta riaperta a Pavia tra il 1994 e il 2004, che pure diciamo, non hanno condotto a risultati concreti perché il giudice istruttore considerò diciamo, che non esistevano gli elementi per arrivare a una incriminazione di soggetti ritenuti in qualche modo responsabili della vicenda. Ma cosa è successo sul cielo di Basse-Capè il 27 ottobre del 1962? Ecco, il sabotaggio dell'aereo, questo l'ha accertato il giudice Calia, che ha condotto le indagini come giudice istruttore, il sabotaggio prevedeva l'esplosione di una piccola carica esplosiva, quindi in modo tale che l'aereo non, diciamo, deflagrasse in volo, ma il grosso del velivolo diciamo, si schiantasse sul terreno attraverso una piccola carica collegata con la leva di azionamento del carrello, del fuoriuscito del carrello. Quindi quando il pilota, avvicinandosi all'inate, fece uscire il cannello, in quel momento la piccola carica esplose, tant'è vero che parti dei corpi dei passeggeri finirono nei rotori e furono trovati, ad esempio, sugli alberi a circa 200 metri di distanza dal luogo in cui impattò il grosso del rotame. E quindi doveva essere un incidente che poteva essere scambiato anche per una caduta, diciamo così, dell'aereo dovuta a un'avaria oppure a un errore del pilota. E quella fu la tesi che fu seguita poi dalla commissione d'inchiesta nominata da Andreotti, dai periti nominati al Tribunale e quindi anche dai giudici che emisero la prima sentenza nel 1966. Lei titola alcuni capitoli con accezioni che mi piace mettere in collegamento. Il capitolo quinto, molti nemici, vasta congiura. Capitolo settimo, omertà e complicità italiane. Capitolo otto, responsabilità politiche romane. Quindi, voglio dire, parliamo di guerra fredda, ma parliamo anche di nemici interni. Esatto, chiaro che la potenza che guarda con più sospetto alla politica energetica dell'ENI, che cerca rapporti diretti con i paesi produttori di petrolio, gli Stati Uniti sono chiaramente il paese più preoccupato, come dimostra anche una relazione del Dipartimento di Stato americano del maggio 62, che ho avuto l'occasione di consultare, e che indica l'unico uomo politico citato nominativamente come soggetto pericoloso per la politica americana è proprio Enrico Mattei e la sua politica di filo terzomondista e anche filo sovietica, perché acquistava petrolio. E indirettamente l'altro paese che poteva essere preoccupato della politica di Mattei è la Francia, perché Mattei mirava diciamo, con argomenti forti a subentrare alla Francia nel sfruttamento dei giacimenti di petrolio e di gas che si trovavano nel sottosuolo algerino e che erano all'inizio dello sfruttamento, ma all'interno tutta la destra
politica e sociale italiana guardava con ostilità a questo personaggio che era considerato indipendente dalle logiche politiche anche dei, diciamo, dagli schieramenti est-ovest e investiva grosse somme che venivano appunto dal pubblico erario in politica, possiamo dire così genericamente, progressista. Quindi era una mina vagante sia sul panorama politico italiano, in un momento delicato di passaggio dalla formula politica centrista a quello del centro-sinistra, cioè gli americani erano disposti ad avallare il passaggio al centro-sinistra purché personaggi come Mattei, che considerati diciamo, poco docili, fossero tolti dalla scena. E tant'è vero che questi esponenti della destra reazionaria e anche della destra economica giuirono e festeggiarono, ci sono dei documenti in proposito, in maniera anche sguaiata, diciamo, la morte del geniale manager pubblico. Grazie, per ora dobbiamo fermarci qui, ma l'invito è a leggere questo libro, Il delitto Mattei, è un'analisi di una pagina che ha ancora dei lati oscuri, insomma, della vita del nostro paese, come ha citato Egidio Ceccato in conclusione, il geniale manager pubblico Enrico Mattei, vittima di un complotto sovranazionale a causa, si legge nella quarta di copertina, di lesa maestà atlantica. Grazie. Grazie a voi, alla prossima e buona lettura.